lo vogliamo con il nostro applauso, perché stiamo parlando di Matteo Sanfilippo e Sara Natalia Lucia Longo, prima della classe, quindicesimi assoluti, primi di classe R2B, pensando che il pilota valpugliano è tendenzialmente un navigatore e ogni tanto si cimenta come pilota. Questo è un risultato superlativo, Matteo, soprattutto perché non è sulle strade di casa, è su strade totalmente diverse dalle tue. Bravo, bravo, bravo. Grazie, grazie a tutti, è stato bellissimo, è stato un weekend alti e bassi, ma... tanti alti! Volevo dire, gli alti erano più che i bassi, è prima volta anche per la mia fidanzata che farà la prima gara da navigatrice e non è facile, no, sono contentissimo, ecco, a Varese avevamo avuto un problema, avevamo fatto i secondi per poco, adesso questo primo me lo godo al 100%. Complimenti! Non ho sentito l'applauso perché so che tu passi. Longo, la sua fidanzata, diamo il premio come primi di classe di il sindaco di Fortunato, giusto? Anche, grazie mille, benvenuto. Adesso veniamo qua davanti mentre venga, mentre Matteo Sanfilippo festeggia, pilota, anzi equipaggio varesino. È bello questo fatto, cioè che i concorrenti arrivano anche da fuori territorio proprio perché danno tanto maggiore, portano a casa una buona, diciamo così, una bella cartolina del territorio varese, anche dei comuni attraversati, quella appunto è per fortuna. Sì, certo, attraversato il nostro territorio, i nostri bellissimi paesi, i nostri bellissimi borghi. È un momento di promozione e di valorizzazione del nostro territorio. Grazie ancora agli organizzatori. Grazie che resti con noi, anche perché poi ci saranno da consegnare altre coppe.